Marco, chi è l'uomo della nuova era? È un uomo che è sul cammino a diventare saggio, e la saggezza è la capacità di portare lo spirituale nella materia e la materia nello spirito. Quindi quali sono i compiti che nella quotidianità bisogna affrontare per diventare un uomo nuovo? Prima di tutto rendersi conto che non è tanto la religiosità che conta nella vita di tutti i giorni, ma è la spiritualità. Perché la religione e la religiosità è qualcosa che appartiene a un fideismo dogmatico, no? A delle regole da seguire imposte, se vuoi, dall'alto. Mentre la spiritualità è la presa di coscienza che noi siamo esseri divini e che dentro di noi dobbiamo trovare la forza per andare avanti e per trovare il rapporto con la divinità. Prima hai parlato di Dante, il male è il bene in trasformazione e che l'amore è il motore di tutto. L'amore, una volta che si capisce cosa sia, Dante lo spiega molto bene nella sua Divina Commedia, amor che muove il sole e l'altro mondo e le altre stelle, cioè è quella grandissima forza cosmica che tiene insieme il nostro universo. Se l'uomo provasse nella propria interiorità, questa energia esploderebbe. Ecco perché noi in realtà proviamo dei surrogati dell'amore, ma non è l'amore vero, perché l'amore vero è un amore che soltanto il Cristo è riuscito a immettere nella terra attraverso la sua morte e che noi dobbiamo imparare a far nostro attraverso appunto questo servizio verso il prossimo. Ultima domanda, 2012, a cosa ci dobbiamo preparare, di cosa saremo protagonisti? Ma 2012, sai, fa parte del calendario Maya, era una data per loro importante, finiva il quinto mondo, no? Come dicevano loro, cioè non finisce il mondo, finisce evidentemente un modo di vivere, di pensare, di rapportarci l'uno all'altro, e penso che sarà una svolta epocale per la nostra civiltà, parlo della civiltà terrestre, in cui finalmente scopriremo chi siamo noi stessi, da dove veniamo e qual è il nostro compito nell'umanità per il futuro. Grazie. Prego, grazie a voi.